Che cosa sono gli interessi su dei prestiti monetari, ok, di soldi? Sono quel concetto, è un concetto che noi prendiamo per buono, cioè nel senso che se qualcuno ci presta i soldi o qualche società ci presta i soldi, noi diciamo è normale pagare gli interessi, ma andiamo a fare un'analisi mentale di questi interessi e vedere un attimo se sono effettivamente una cosa buona e giusta, oppure se sono soltanto un'illusione, di normalità. Se io a te che mi stai guardando ti presto la mia macchina perché tu sei rimasto senza macchina, io ti sto prestando un bene, ti presto un bene che è una cosa reale, tangibile, palpabile. Ti sto prestando la mia macchina, quindi te la affitto. Io faccio il lavoro di affittare la mia macchina. Quindi se io ti dico mi dai 10 euro al giorno per la mia macchina, poi ci metti la benzina, fai l'assicurazione, questo spetta a te, non sto altro che facendo una sorta di servizio. Sto facendo un servizio a te, perché ti sto prestando la mia macchina. Ho investito in un parco auto, per esempio, e ti presto la mia macchina. Se io ti presto il mio televisore, è un altro bene palpabile. Ma se io ti presto dei soldi, innanzitutto vediamo un po' i soldi, che cosa sono? I soldi sono la fiducia. I soldi sono fiducia. Se tu prendi dei pezzi di carta che hanno un valore reale di qualche centesimo di euro, ok? Un pezzo da 100 euro, e in effetti è un pezzo di carta che ha un valore reale di 20 centesimi, la stampa, ok? Quindi io ti sto prestando un bene di 20 centesimi, però ti sto facendo pagare un valore virtuale di 100 euro. Quindi, tecnicamente, se noi ragioniamo secondo la legge, queste 100 euro valgono 100 euro. Ma se ragioniamo secondo una logica naturale, io ti sto prestando un pezzo di carta. Ma questo sarebbe anche, in qualche modo, la parte meno drammatica del mio discorso. La parte più drammatica è che soltanto il 3% del capitale, per esempio, di una nazione, solo il 3% è moneta. Il rimanente 97% sono soltanto numeri, cioè è un capitale virtuale, è un numero che è contenuto in un server, in un computer. Io ho banca, per ipotesi, ti posso prestare 100.000 euro. Questi 100.000 euro sono virtuali perché io non ti do neanche i soldi, lo scrivo in un computer. Lo scrivo in un computer. Tu il giorno dopo da 100.000 euro mi devi portare 101.000 euro. Ok? 1.000 euro di interessi, per ipotesi, no? Adesso facciamo tutte ipotesi così. Ma in effetti che cosa ti ho dato io a te? Io ti ho dato soltanto un numero virtuale di un pseudo importo. Il discorso dell'affitto della macchina può avere un senso. Io mi privo della mia macchina, che ha un certo valore intrinseco, per darti questa macchina e per farti fare del lavoro, ok? Ma nel discorso del prestito dei soldi, mi spiegate voi che senso ha? Che senso ha prestarti un pezzo di carta da 10 centesimi, che io ho utilizzato 10 centesimi per stamparlo, e che magari sopra c'è scritto 100 euro, 200 euro, 500 euro. 500 euro, un biglietto da 500 euro ha un valore diverso da quello da 100 euro, eppure
Il costo di questo biglietto di carta è uguale, identico, dalle 500 alle 200 alle 100 fino ai 5 euro. È uguale il costo, è un costo tipografico. Quindi, quando io ti vengo a prestare questi soldi, tra virgolette, questo pezzo di carta, ti sto prestando un pezzo di carta che, diciamo così, a seconda quello che c'è scritto sul pezzo di carta stesso, mi dovrà portare un interesse diverso. Cioè, se io ti presto una 500 avrò 100 euro di affitto, se ti presto una Ferrari ne avrò 1000, ma la 500 ha un costo. La Ferrari ne è un altro. Se io ti presto un pezzo di carta di 500, di 5 euro e un pezzo di carta di 500 euro, il costo è lo stesso, ma l'interesse è diverso. Allora dico, riusciamo a ragionare su questa situazione? Riusciamo a capire dove sta l'inganno, dove sta il problema? Io feci questo discorso per farvi capire che cos'è l'interesse. L'interesse sui soldi è una cosa che secondo me non dovrebbe assolutamente avere luogo. Vi spiego il perché. Io e cinque persone di voi che ne so, ci troviamo su un'isola deserta. In questa isola deserta, che non abbiamo nulla, decidiamo di far circolare del denaro. Io mi propongo come banchiere e dico: io sono Spectro, mi propongo come banchiere. Stampo 100 euro per uno, siete 5 persone, io do 100 euro a te, 100 euro a te, 100 euro a te per 5 persone. Quindi stampo 500 euro. Nel momento in cui scatta il giorno dopo, voi mi dovete portare 510 euro, cioè i soldi che vi ho prestato più 10 euro. La domanda, come direbbe Lubrano, sorge spontanea. Ma se io ho stampato 500 euro, ve le ho prestate, vi ho prestato questi soldi, 500 euro in tutto, 100 euro per uno, come fate voi a portarmi, ognuno di voi, 110 euro, se quelle 10 euro di interesse io ancora le devo stampare? Allora, che cosa faccio? Dico, non lo so, fate voi. Voi mi dovete portare gli interessi di legge naturali, normali. Allora, che cosa succede? Due sono le cose: o qualcuno di voi fallisce, e le 100 euro che ho prestato al fallito vengono distribuite per gli altri quattro e quindi hanno la possibilità di portarmi le 110 euro, 100 euro di prestito più 10 di interesse, oppure siete costretti a fare altri debiti, a venire da me a dirmi: Spec, fai una cosa, stampa un'altra 200-300 euro perché noi qua non ce l'abbiamo i soldi per darti di interesse, non abbiamo guadagnato abbastanza. Quindi tu stamperai altri 200-300 euro e ce le presterai. Di quest'altro prestito però c'è l'interesse. È chiaro che è un cane che si morde la coda, no? Se vogliamo. Gli interessi sono un debito che deve essere pagato con dei soldi che chi stampa i soldi te li stampa e ti presta i soldi per pagare il debito, ma automaticamente tu contrai un debito sul quale devi pagare un interesse. Per chi non avesse capito, forse sono stato troppo sintetico e veloce, può riscorrere questo video per capire di che cosa sto parlando. Vorrei concludere dicendo: l'interesse sui soldi è una cosa, l'affitto di un bene è un'altra. Se noi consideriamo l'interesse sui soldi come se fosse un affitto, stiamo sbagliando. Se io ti presto 100 euro, mi paghi l'affitto di queste 100 euro. Ho capito che ti pago l'affitto di queste 100 euro, ma queste 100 euro stampate valgono 20 centesimi. Non è un bene,
è una cosa virtuale che crea debito. Quindi soldi, stampa dei soldi uguale debito. Più soldi io, banca virtuale, stampo, più voi avete un debito nell'isola deserta. È chiaro che questo qui è una formula matematica inconfutabile, che rivolgo agli scienziati che mi stanno guardando e che ci giudicano un po' complottisti tutti quanti. Ah, voi siete complottisti! Cioè, ma questa è matematica. L'interesse sui soldi è una cosa impagabile. Non si può pagare almeno che colui che ti presta i soldi non stampa altri soldi e te li ripresta con tanto di interesse. Quindi, come si fa a pagare il debito pubblico? Non si può. Non a caso tutti i paesi più industrializzati, che hanno un giro d'affari enorme, hanno il debito più alto di tutti, perché soldi e debito pubblico, che è uguale all'interesse, è direttamente proporzionale. Più c'è business, più ci sono debiti e più il paese è intriso dal debito pubblico, se vogliamo. Basti pensare che la Terra ha svariati miliardi di miliardi di miliardi di miliardi di debito totale, ma verso chi? Cioè, se il pianeta è composto da 10 nazioni e tutte e 10 le nazioni hanno un debito pubblico, questo debito pubblico a chi lo devono dare? Quando ero piccolo andavo a scuola e mi dicevano il debito pubblico, bisogna pagare il debito pubblico, mi hanno gonfiato l'apparato genitale per questa situazione di pagare il debito pubblico e oggi invece che sono più informato, ho capito che il debito pubblico non si può pagare per la regola dell'isola deserta che vi ho fatto prima. Presto 100 euro a te, domani me ne porti 110, ma se io quei 10 in più non li ho ancora stampati, mi toccherà stamparli e riprestarteli dicendo domani me ne porti 100 più 10 di debito di ieri. Di quei 10 che ti ho prestato per pagare il debito, mi devi portare 1 euro. Quindi più andiamo avanti, più questo debito diventerà enorme, ok? Diventerà enorme e non sarà mai pagabile. Quindi sono gli interessi sugli interessi. Io vi lancio una sfida. Scrivete sotto qui ai commenti. Come si chiama l'interesse sull'interesse? Fate una ricerca su Google e vedete se è legale. Saluti e baci, Spectro Maledicto.